Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere insieme a voi e parlare un po' dei cambiamenti che ho intenzione di effettuare qua sul canale. Prima però di parlare di cose future, vorrei fare un passettino indietro. Cheap is the Way, ovvero questo canale, è nato per condividere le mie passioni ed è tuttora il mezzo attraverso cui condivido le mie passioni. Vi faccio vedere che cosa leggo, vi parlo dei libri e fumetti che mi sono piaciuti o non piaciuti, vi porto in giro con me nei vlog durante la mia giornata o durante i viaggi, gli eventi, spesso discutiamo insieme di alcuni argomenti, vi faccio vedere i miei gatti, insomma ci sono tanti contenuti un po' più leggeri e simpatici, altri invece più seri, tra virgolette, in cui parlo anche della timidezza, che è una serie che mi è piaciuta tanto qua sul canale. Diciamo che non mi sono mai presa molto sul serio perché sono una di quelle persone che pensa di essere una nullità, di non fare nulla di buono nella propria vita. E quindi non ho mai dato peso ai miei video. Ci ho sempre messo tanta passione perché comunque mi piace e quando qualcosa mi piace voglio che sia il più perfetta possibile. Quindi mi sono impegnata sempre tantissimo e credetemi, non è facile quando si lavora full time. Ho sempre lavorato in questi anni, quindi trovare uno spazio per filmare, editare, pubblicare. Non è stato semplice. Solo nell'ultimo anno e mezzo, due, ho iniziato a prendermi, tra virgolette, più seriamente perché ho visto che i video vi piacevano sempre di più, che piacevano alle aziende, alle case editrici. Ho iniziato a ricevere delle vere e proprie proposte di lavoro. Insomma, quella che è nata come una passione si stava rivelando qualcosa di più, non un vero e proprio lavoro, però qualcosa diciamo di più serio. Mentre stavo cercando di dare una vera e propria direzione alla mia vita e impegnarmi sempre più seriamente con il canale, mi è caduto un po' il mondo addosso, da quest'estate in poi. È morto mio nonno, è morto il mio gatto Chris, dovevo trasferirmi, andare a vivere da sola, ma non è più successo. Volevo riprendere a creare e vendere le mie creazioni online, ma anche in quel senso ho fallito totalmente e non ho più un lavoro. È stata una cosa difficilissima per me da accettare, ci sto soffrendo ancora oggi tantissimo. Non sono una persona che ama parlare di sé e quindi non tornerò sull'argomento, non voglio scatenare pietà o tenerezza in alcun modo, semplicemente. Sappiate che tutte le cose brutte che vi capitano sono soltanto puntini neri su un foglio bianco. In tutto questo ho pensato più volte di abbandonare definitivamente il canale perché mi sentivo molto scoraggiata, molto triste e tuttora è molto difficile per me vivere in generale, figuriamoci fare video. Però così non è stato. Ho continuato a fare video e ho cercato di impegnarmi sempre di più e di migliorare tante cose. Sono molto fiera di come sto reagendo a questo momento buio, pece, e non voglio abbandonare questa mia passione. Per questo e per altri motivi che vi spiego meglio in un video dedicato, ho deciso di aprire una pagina su Tipeee. È una piattaforma che permette alle persone di sostenere i propri creatori preferiti, nel mio caso creatori di video. Per chi conoscesse Patreon, il sistema è più o meno lo stesso, ovvero si può sostenere donando una cifra mensilmente, accedendo quindi a dei contenuti esclusivi. Nel mio caso, la possibilità di vedere i video 1 o 2 giorni prima che vengano effettivamente pubblicati, una live mensile, esclusiva dedicata soltanto ai sostenitori. La possibilità di scegliere i video da portare qua sul canale e tante altre cose. Come dicevo, ho fatto un video dedicato in cui parlo di questo progetto, non lo trovate pubblico sul canale, quindi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. È un video introduttivo in cui spiego tutto, tutto, tutto nel dettaglio, vi consiglio quindi di guardarlo, non starò a dilungarmi oltre qua. So che è molto rischioso parlare di soldi online e che probabilmente rischio di essere linciata, però io non vi obbligo a sostenermi economicamente in alcun modo. Io ho sempre lavorato, ho sempre investito i miei soldi, in questo canale, in generale nelle mie passioni. Semplicemente sarebbe
un modo come un altro di sostenere il canale, se vi piace, se ne avete le possibilità ovviamente, e accedere a dei contenuti aggiuntivi rispetto a quello che offro su YouTube. Detto questo, non scherzo quando dico che voglio impegnarmi sempre più seriamente con il canale, e infatti da questa settimana in poi troverete 3 video a settimana, non più 2. Il martedì, il venerdì e la domenica, infatti, troverete un video qua su Cibis The Way. Ho intenzione di portare più video come questo qua, in cui semplicemente mi siedo e chiacchiero con voi. Potremmo decidere insieme gli argomenti, magari sul gruppo Facebook Cibis The Way, che trovate linkato qua sotto in descrizione. Mi piacerebbe poi sperimentare e portare cose nuove qua sul canale, come ad esempio il Get Ready With Me, il Mi Preparo Con Voi. Mi vergogno tantissimo a filmare mentre mi preparo, mi trucco, insomma, però è una cosa che mi avete chiesto in tantissimi sotto ai vlog, sotto alla mia morning routine, insomma, potrebbe interessarvi nel caso, non so se avrei mai il coraggio di filmarlo, però si potrebbe fare. Inoltre, se avete altre richieste per futuri video, ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti. Mi avete chiesto in tantissimi di continuare i video sull'Ungheria, sono felicissima che questa tipologia di video abbia suscitato così tanto interesse. Torneranno prestissimo. Il motivo per cui ho smesso per un periodo di farli è semplicemente che ho avuto una situazione familiare molto difficile, e parlare dell'Ungheria mi rattristava tantissimo e semplicemente non me la sentivo di fare quei video. Mi avete chiesto anche di continuare con i video tutorial. Anche l'anno scorso avevo detto tornerò con i video tutorial e poi blocco del creatore più profondo. Cioè, in seguito a tutti i miei fallimenti mi sono proprio affossata e demoralizzata tantissimo, però ho intenzione di buttarmi ormai. Peggio di così non può andare. Quindi, se avete richieste o vorreste vedere qualcosa nello specifico, fatemelo sapere, perché mi piacerebbe fare qualche tutorial tipo di cucito, ma allo stesso tempo anche riguardanti il cibo, visto che mi piace sperimentare, soprattutto sulle cose dolci e sulle bibite. Ovviamente continuerò a fare tanti video sui fumetti perché vi piacciono tanto e a me piace tantissimo parlare di fumetti con voi. Ho iniziato recentemente una nuova serie sui manga, quindi se ancora non l'avete visto vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Non so poi se mi seguite anche sul blog, nel caso andate a darci un'occhiata immediatamente. Mi sto impegnando tantissimo anche sul blog, sono molto più costante rispetto al passato e mi piace l'alternanza di contenuti, video, scritti. Insomma, mi stanno piacendo i miei progetti, le cose che sto proponendo, quindi spero piacciono anche a voi. Come vedete, ci sono tante cose in ballo, non vedo l'ora di iniziare con questa nuova sfida di 3 video a settimana. Spero che vi piaccia come idea e niente. Grazie di avermi seguita fino a qua, spero che mi seguirete anche prossimamente. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!